Pala Panini di Modena per gara 2 del semifinale scudetto. Come è successo in gara 1 a Osimo, anche questa volta Modena in tutte le frazioni è riuscita a scappar via, ma poi sempre macerata le ha raggiunti e superati nel finale, lasciando un po' ammutolito il pubblico di casa. E siamo qui nel corso del terzo set con la partita in equilibrio, la palla che va nel campo di Macerata, rigioca la stessa Macerata, bella difesa di Angapet per Magnà, free ball per Macerata stessa, ancora un attacco contenuto dal muro modenese, la palla va in 4 per Urskovacev, grandissimo muro di Ivan Zajcev, l'MVP di questa partita, grande protagonista in questo incontro, anche se nel primo match era stato un po' in ombra, e qui siamo proprio al punto decisivo della partita. Altro muro ancora su Urskovacevic, il grande protagonista della gara del quarto di finale con Trento. Qui è stato davvero chiuso molto bene e non è riuscito a passare. Questa volta l'attacco tocca Angapet, una palla contestata, ce ne sono state alcune nel corso di questa partita. Questa è una delle discussioni che hanno portato anche in precedenza a un cartellino rosso nei confronti del francese. Ormai Macerata ha la palla, ha la partita in pugno, è sopra per 2-0. Vedete qui la rabbia di Angapet, è stato probabilmente il migliore dei suoi, anche se una prestazione condita da un po' di nervosismo, forse la frustrazione di non riuscire a convincere neppure un set dopo essere stato in vantaggio anche di 6 punti Modena. Ed ecco il punto decisivo, Macerata vince, va 2-0 e domenica di fronte al proprio pubblico a Osimo può chiudere i discorsi e conquistare la finale.